Le sale operatorie torneranno a lavorare ad un ritmo non sostenuto ma accettabile per le esigenze dei medici e dei pazienti. Lo ha detto il direttore generale dell'ASL Salerno, Antonio Squillante, in visita questa mattina al plesso ospedaliero di Pagani. Accompagnato dal consigliere regionale Alberico Gambino e dai dirigenti dell'azienda sanitaria, ha incontrato i chirurghi per sentire le loro ragioni, annunciando poi il raggiunto accordo con gli anestesisti che non lavoravano in orario straordinario, riducendo quindi l'attività delle sale operatorie. Abbiamo riprogrammato le attività di sale operatorie garantendo appunto un certo numero di ore di prestazioni degli anestesisti che erano diciamo il problema di tutta questa vicenda che ormai si protrae da diversi mesi. In sostanza noi abbiamo fatto una programmazione delle attività e del numero di ore da garantire per il presidio di Nocera e Pagani che sono circa pari a 7.000 ore annue, per le quali abbiamo stanziato circa 600.000 euro come attività aggiuntiva che sarà distribuita appunto a questi operatori, che dovranno però garantire le sedute operatorie programmate e ovviamente avendo un impegno orario abbastanza ben definito e di fronte al quale dovranno produrre appunto sedute operatorie. Questo è un elemento fondamentale dell'accordo che è stato raggiunto proprio per cercare di sbloccare le attività e le liste d'attese che purtroppo si sono accumulate. Quindi praticamente avete messo un tetto di spesa all'attività degli anestesisti per evitare magari quelle magagne che sono venute fuori tempo fa, o no? Assolutamente sì, anche perché, ed è questo il problema che forse non è emerso, la criticità che è nata in questo periodo è nata proprio perché ci sono state delle mancati, fra virgolette, controllo, comunque delle questioni che non erano troppo chiare nell'ultimo trimestre dello scorso esercizio, a fronte del quale noi come direzione generale avevamo chiesto di effettuare delle verifiche bloccando appunto i pagamenti. Di fronte a questo blocco c'è stato un po' di malumore appunto da parte degli operatori che credevano di non ricevere più il pagamento, ma questo non è mai stato detto. In realtà noi avevamo bloccato per permettere i controlli che sono attualmente ancora in essere, sappiamo anche i risvolti di carattere disciplinare che ci sono stati, anche giudiziari conseguenti appunto all'azione di controllo che noi abbiamo implementato presso appunto la struttura di Nocera Pagani ma un po' in tutti i presidi dell'ASL, e quindi di conseguenza c'era stato questo blocco. Veniamo di nuovo a quello che è il problema principale della sanità in provincia di Salerno, che è collegata al blocco del turnover, perché se noi qui a Pagani avessimo la possibilità di avere un'altra decina di anestesisti, faremmo funzionare le quattro sale operatorie a pieno regime e probabilmente sfoltiremo le liste d'attesa, non le nostre ma quelle di altre aziende che non hanno appunto questa capacità operatoria. Bisogna assolutamente migliorare, si può migliorare, si deve migliorare, noi non ci prefiggiamo degli obiettivi piccoli ed è giusto che si pensi in grande, e quindi la visita del manager qui questa mattina ci gratifica ed è un inizio rispetto a quello che io umilmente da consigliere regionale voglio portare avanti all'interno del piano ospedaliero sanitario per quanto concerne la provincia di Salerno. Infatti i prossimi appuntamenti saranno su Scafati e trovare una collocazione all'interno del piano che sia sempre più conforme a quelle che sono le esigenze del territorio, e di Agropoli, dove ritenevo e ritengo che un pronto soccorso sia assolutamente indispensabile in un'area che nel periodo estivi si quadruplica in termini di presenze.